Ne ho messi due in accoppiati per aumentare la potenza che l'oggettino regge. Questo qua è un balun, che sta a significare balanced, balanced, cioè praticamente per come è configurato, lui non fa altro che trasformare un qualcosa di bilanciato in sbilanciato, ok? Per la sua configurazione. Ma noi potremmo avere anche un altro tipo. Un'altra precisazione: i toroidi, i 243, esistono nei 20 tipi diversi. Sì, la capacità del materiale, quello che conta. Allora, l'FT240-43, allora, FT240 specifica il modello e il diametro. La mescola 43 è una mescola che normalmente va bene più o meno su tutta la fetta delle HF. Per esempio, se fosse la mescola 77, andrebbe molto bene nella parte bassa delle HF. Quindi parliamo da 7 mega a scendere. Se fosse la mescola 31, la mescola 62, tanto per dire, nella parte alta, quindi dai 20 mega a salire. Ok? Tante altre persone magari avranno sperimentato, tante altre persone hanno sperimentato invece un altro tipo di giochino, che è il trasformatore di impedenza 49:1, per far funzionare ci dovrebbe aprire, mi pare che non l'avevo incollato, aspettate che non si è svitato. Per adattare, ecco, adesso io me ne vado zitta perché Cristiano sicuramente mi dirà che sto dicendo delle castroni, no, spero di no, delle castroni. Allora, questo che vedete è un trasformatore di impedenza 49:1 per far sì che un'antenna che nativamente è mezz'onda con un'impedenza nello spazio libero di qualcosa meglio di 2000 ohm venga adattata ai 50 ohm dell'antenna. Se voi fate 2000 diviso 49, più o meno siamo intorno ai 50 ohm. Qui ho fatto una cosina un pochino più fine nella costruzione, perché ci ho messo del cavo smaltato, isolato un tefano, lì c'avevo soltanto il filo elettrico. Marco, te volevo dire, ho utilizzato l'FT240-43 perché regge uno solo un kilowatt, oltre un kilowatt, e è molto largo. Appunto, è quello che ti dicevo e io. Può fare sia da basso fino in alto, fino ai... Poi se vogliamo provare a vedere come si comporta sotto il VNA, ve lo faccio vedere. Comunque, morale della favola. Questo giocattolino qua, 49:1, funziona da 1,8 a 30 mega e ha bisogno di un'antenna che sia una mezza lunghezza d'onda per la frequenza più bassa in cui lo voglio far funzionare. Che sta a significare che se lo attacco a 82 metri di filo, mi permette di risuonare da 1,8 a 30 mega. Okay? Più o meno. Perché dico più o meno? Perché in determinate frequenze, soprattutto quando sali, tra le varie spire, qualcosina che non va c'è, ok? Non a caso, se ci avete fatto caso, peraltro, ci sta anche una piccola capacità, qui ci sono 100 picofarad 3000 volts, che permettono, se vuoi vedere meglio, ecco, bravo. 100 picofarad 3000 volts, che permettono di neutralizzare, l'induttanza che tra le spire si va a da 160 creare alle microonde. Questa è un tipo di antenna che poi va molto bene multibanda, risuona su frequenze multiple, pari e dispari. Forse l'unica antenna, una delle poche che ha questo comportamento e funziona molto bene. Io ce l'ho anch'io a casa e devo dire che messa purtroppo abbastanza bassa, però devo dire che con questa antenna la uso come antenna di riserva e ha permesso di fare... Funziona molto bene come antenna di riserva, dice, qua non c'è niente di meglio da utilizzare. Sia collegata a controllo, insomma... Allora, tanta gente si è divertita a giocare... Per essere un'antenna multibanda. Tanta gente si è divertita a giocare con le canne da pesca, le cosiddette Ribacov, ok? Quelle antenne che ti permettono... Un saluto a tutti da Leonardo, il gruppo Zero Cuo, che ci sta seguendo in diretta. Grazie. Ciao.
quelle antenne lunghe 7-8 metri che attraverso il trasformatore di impedenza ci permettono di, con un accordatore, di funzionare un po' alla meno peggio. Ok, io siccome ho delle canne abbastanza lunghe, anche se ho smesso di fumare da tanto tempo, ancora con le canne ci gioco. Aspettate, anche questa è la Riba Coff, è un'antenna multibanda verticale. È un'antenna che vi permetterà di fare, diciamo, utilizzare, operare più bande con discreta qualità. Insomma, è, diciamo, per chi non ha molto spazio, un'antenna verticale, quindi diagramma di trasmissione circolare, polarizzazione verticale, discreto comportamento. E questo che voi vedete, questo ragnetto qua, è un trasformatore di impedenza con rapporto 9:1, che significa che mi permette di trasferire i 450 ohm più o meno che io ipotizzo che ci siano in antenna nei 50 ohm del mio trasmettitore. La potenza, come potete vedere dal toroide, è molto minore, però il cavo in Teflon è tutto sommato facile da realizzare, non sono altro che 8 spire trifilari. Il costo è 7-8 euro, l'ho comprato su eBay, ve ne voglio 100, però... Perdita? Le perdite è difficile calcolarle, perché di per sé la perdita teorica, se l'adattamento è perfetto, è del tono del 2-3%, proprio per le perdite ohmiche del sistema. Certo, se la maggior parte, come la maggior parte di noi, riesce a tirar su un'antenna alla meglio senza stare a fare tante misure, non se ne accorgerà, ma se strumentalmente andiamo a vedere, certamente più cresce il disadattamento dell'antenna e più energia si mangia il trasformatore di impedenza. Adesso dico una cosa che pubblicherà su Facebook. Sei in diretta, Marco, quindi vedi un po'. No, non dirò chi le costruisce, perché non c'ho piacere di avventurarmi in beghe legali. Siccome la persona è molto sensibile, ci sono dei costruttori di queste antenne che inseriscono, per farle funzionare in un'ampia fetta di frequenza, ci inseriscono delle resistenze che poi annegano, okay, all'interno di materiale più o meno inerte, per non far vedere quel che c'è dietro. Okay? L'antenna ti fa vedere che il rapporto di onde stazionarie è basso, però il giochino si mangia anche l'80% della potenza che viene in calore. C'è anche questo, Marco, guarda un po'. Infatti un progetto, questo è molto valido, funziona sicuramente al pari di quello, se non meglio. Ah, e questo l'avevo fatto vedere, questo funziona sulla bacchetta di ferrite, la concatenazione tra le spire è molto minore. Questo funziona senza radiali e fa tutte le frequenze, senza nessun problema. Bacchetta di ferrite ho fatto. Sì. Non ho portato niente di quello, ma chi aveva assistito l'altra volta a sta cosa l'aveva vista. E vabbè, avevo fatto vedere altre due cosine. Vuoi vedere, Rubè? Però è inquadrato nella schermo. Questo lo trovo su Ari Vigevano, su... Ma senza Verdi, che... Italia 2... Senza che vai anche su Ari Vigevano, se riguardiamo nel sito di Ari... Perugia. Su Ari Perugia c'è... Abbiamo parlato quando quella sera che avevamo fatto la serata. Io per far funzionare la mia posto zero. Questo sistema funziona, il resto... Roberto, sono contento che almeno questo l'hai trovato funzionante, e mi dispiace che quell'altro non ha funzionato, però ti ripeto. Ce ne ho 5 o 4, 5 ce ne ho 4, e non funzionano. Questo funziona. Ma io sono contento, ti ripeto, non è che io l'altra volta chi c'era l'avevo fatto bene. Allora, questo che vedete qua è un'altra serata che non sapeva che fare, e non è altro che un accordatore AL per antenne filari. Questo mi piace di più. Questo accordatore AN per antenne filari ha la possibilità di poter manualmente, ma ci puoi mettere anche un commutatore rotativo, selezionare l'impedenza della bobina, aumentandola, diminuendola, e anche la capacità in parallelo oppure in serie alla bobina. Quindi ti permette di accordare impedenze più elevate o impedenze più basse rispetto al carico. Ok? Giocattolino che
si può trovare anche tra l'altro, tra l'altro in qualche sperimentazione lì l'induttanza è costruita, no? Un rocchetto di filo, no? Con tante prese, con quei spilli, no? E praticamente uno lo può fare anche con regolazione praticamente continua. Si trovano gli aerostati a bassissimo valore ohmico, ci sono da 0,5 a 1 ohm, praticamente anche di, io ho trovato fino a 1 kilowatt. Ma io perché anche il reostato a filo, che ballo, da mezzo ohm, 1 ohm, l'induttanza variabile praticamente perfetta, non ha perdite, se la resistenza è bassa, mezzo ohm, 1 ohm, ti permette di avere un'induttanza regolabile a mano, addirittura se lo metto un motorino, passo passo, tu c'hai un'induttanza che supporta alta potenza, il che non è poco, insomma. Si trovano, mi sembra addirittura fino a 1-2 kW, poi su supporto di ceramica, quindi anche ottimo per l'RF. Allora, la fregatura qual è? Che non è automatico, però se ti ricordi come configurarlo, sei in giro con la macchina, tiri sull'antenna, non hai una canna da pesca, ma hai qualcosa che ti avanza nel garage, e ti costruisci un'antenna tipo questa che ho fatto io, ci arrivo tra un minuto. Allora, questa qua è un'antenna che per come configurata fa da 7 mega a 50 mega in continua, qualunque frequenza noi vogliamo dare, però lei fa, però c'ha un piccolo problema, che manca un pezzetto. Questa è l'antenna, che cos'è che manca? Vediamo i giovani studenti neo laureati. Questa è l'antenna verticale, cosa manca? Che manca? Mancano i radiali. Allora, questa qua era uno stilo militare, no? Adesso non è che la tiro su, comunque sono 4 metri. Io Marco, con questa antenna, la gemella di questa qua, comprata la ESCO, ci ho attivato nel 1994-95 India Hotel 9 / KZRX Bix da Pantelleria. E mi ricordo con il Kenwood TX-140 special. Ah, Bart, sì, che c'aveva i finali a 24 volt quello. E la misi legata sui piloni, quelli del porto dove ancorano i traghetti, con la carta del giornale che non c'è niente per isolarla, quindi girata intorno al pilone, l'antenna questa legata con un cordino sul pilone e il radiale dentro l'acqua. Finché è durata la batteria che avevo per mandare la radio, ci ho fatto qualcosa come 100-120 americani, allora, 20 metri. Per poter funzionare nativamente a 50 ohm di impedenza ha bisogno di alcuni radiali. Esatto. Quanti? Più ce n'è meglio. In teoria uno, perché basterebbe soltanto un radiale di massa che la fa funzionare, diciamo, simile di polo. In realtà uno è un po' poco. Più ce ne sono, meglio ce ne sono. Quanto devono essere lunghi? Quanto devono essere lunghi? È una leggenda metropolitana. Vabbè, se fossero isolati, e quindi avremmo la cosiddetta Grand Plain, devono essere lunghi un quarto d'onda. Ma appoggiati sul terreno, si sintonizzano. Appoggiati sul terreno, io sotto la mia verticale degli 80-160 ho qualcosa come 4-5 km di radiali e lunghi 40 metri ce n'ho soltanto 7-8. Allora, questi io li uso per un'attività campale a gruppi di 3-4, con questa, con altre antenne che adesso vi farò vedere, li attacco qua. Metto questo. Questa, se non sbaglio, è l'antenna che abbiamo usato al Subasio. Questa l'avevamo utilizzata al Subasio, sì. Li metto, poi metto il galletto, stringo, un buon contatto, ok? Adesso stiamo facendo il video anche per chi sta, diciamo così, online. Sì, vero che c'è Gianni, KZZG, Leonardo, Quo, poi dopo gli altri non... Comunque, vabbè, stendi questi, li stendi. La lunghezza è... nei limiti delle nostre possibilità, più radiali corti rispetto che pochi lunghi, ok? Si accoppiano col terreno, non è fondamentale che siano di una specifica lunghezza d'onda, li possiamo mettere random. Questi sono lunghi 8 metri, dice perché li hai messi 8 metri? Perché io dove abitavo prima, c'avevo un giardino, mettendo questo al centro potevo mettere 8 metri di fil intorno, quindi l'avevo stesi il più possibile, ok? Poi, Marco, se li metto invece che a cerchio o a semicerchio, che succede? Cambia il luogo di radiazione dell'antenna. Ma in maniera sensibile o in maniera impercettibile? Dipende, perché può arrivare persino a crearsi una specie di cardioide, praticamente un semi tronco di cono, ecco.
spuntato relativamente alla parte opposta dove sono i radiali, ok? Però normalmente non è mai così difficile da, perché poi come succede? Metteremo, se ce l'abbiamo, una puntazza di terra, il cavo coassiale, seppur di minima, se non è isolato attraverso questi sistemi qua, anche la calza partecipa, ok? Anzi, vorrei dire un'altra cosa. Con quel giochino di Roberto che vi ha fatto vedere, e 11 metri di filo, un trasformatore su bacchetta di ferrite, 11 metri di filo, almeno 23-24 metri di cavo coassiale stesi, voi potete far funzionare questa simpatica antenna almeno da 5 mega a 30 mega senza particolari problemi, utilizzando esclusivamente l'accordatore del vostro apparato. Senza radiali. Senza radiali. Il rendimento non è altissimo, c'è di meglio, però è sicuramente un'antenna che va. Vi saluta Alessio, user LFQ barra 1, che ci segue da Torino. Io in qualche caso mi è capitato in situazioni di fortuna dove non potevo mettere radiali, ho messo collegata sul galletto dove sono i fili una retina stesa 2-3 metri, una retina fitta, quella molto ripogli. Sottile metallica, molto più la fina, utilizzata per fare zanzariere, insomma così metallica, comunque che stava stesa sul terreno e collegata sul galletto, e vedevo che proprio comunque l'effetto del contrappeso. Ma per esempio, se avete, che ne so, il classico jolly box o capanna col tetto in metallo, la calza l'attaccate sulla lamiera e il centrale va sull'antenna, è perfetta. La ringhiera, la lamiera. Allora, se qualcuno c'ha il camion e c'ha il cassone, diciamo, di metallo, perfetta. Allora, come funziona il discorso della bobina? Se io inserisco tutta la bobina, tutta, per come è fatta, questa antenna risuona intorno ai 5 MHz, intorno, ok? Salendo con delle spire, qui la faccio risuonare intorno ai 7 MHz, qui intorno ai 10, ok? Questa l'avevo inserita in origine per sbaglio, non c'entra niente. Bypasso completamente la bobina, quindi la radiofrequenza cammina dove trova meno resistenza ohmica, quindi lungo questo filo la tiro tutta estesa, l'antenna è lunga 5 metri e quindi mi risuona in quarto d'onda, in quarto d'onda in 20, ok? La abbasso fino a farla arrivare, a un metro e mezzo, mi risuona 50 mega. Ok? 28 così via. 28, 2,60 m, 24, 2,85 m, 21, 3,05 m. Vai passando la bobina. Vai passando. Un saluto anche da Oscar Nancy 3, Radio Alfa, che ci segue dal Belgio. Ciao. Grazie. Antonio. Ok? Ce l'ho io. Questa è un'antenna che in origine era 4 metri, derivazione militare, non comprata la ESCO tanti anni fa. Questa per il camper mio è perfetta. La base non mi ricordo di chi era, credo era del Bellone. Allora, molto semplicemente, l'appetito vi è mangiando. Se volete far male, volete fare i bei contest, volete fare anche. Quindi c'è il torcolo. Investite 100 euro, vi comprate una bella canna da pesca in vetro resina, di quelle che però non è una canna da pesca, tipo Dick's Wild. La Spider Beam, da 12 metri. Ok? Ci sono da 10, da 13, 12, 14, da 12, 12, da 12. Ci sono da 18, anzi a proposito, le nostre antenne... Mi sono dimenticato. Non fa niente, comunque ce l'abbiamo in arrivo. Dobbiamo fare la linea di massa dell'antenna. Prendiamo un normale... la normale teiera da torcolo, la buchiamo, ci mettiamo un po' di viti e questi sono i sistemi per i radiali. Poi prendiamo un normalissimo PL da pannello, possibilmente fatto bene, non di quelli che quando li vai a saldare si squagliano, ok? Colleghiamo il corpo del PL alla base, il centrale lo collegheremo al filo che andrà su, ok? A tal riguardo si può arrivare persino... Marco, ma tu sei peggio di Etta Beta?
a fare un'antenna, questa che voi avete visto per i 40 e 80 del dipolo, esiste anche nella versione verticale, ok? Questa antenna qua permette di fare il giro del mondo con ancora meno risorse dell'altra, una sola bobina. Questa bobina ha un valore di 70 micro R, ok? 70 micro R, è autorisonante, risuona intorno a 3,7 mega, ok? La parte tutta lunga, e intorno a 7,080, significa appena sopra, per come è configurata, all'F8. La nostra frequenza è l'F8. E appena sotto quella dell'SSB. Dentro che c'è? Solita resistenzina, il cavo di terra. Dici, ma perché ci metti sta resistenza? Io ce la metto perché la statica, sono convinto che se rimane fuori dai nostri apparati è meglio. Certo, se ti entra un fulmine, non è che questa è la cosa. Non so bene. Okay. L'abbiamo utilizzata in contest, l'abbiamo utilizzata su durante il field day. Utilizzando quella, no, mi dico a te perché avevamo utilizzato l'antenna del palo tuo, ti ricordi? Sì. Ok? Questa, allora, ma se invece volessi aumentare il rendimento, volessi aumentare il rendimento di quell'antenna, allora, tutte le antenne, una cosa importantissima, tutte le antenne che hanno delle bobine di accorciamento hanno il vantaggio che sono più corte rispetto a quanto funzionano e irradiano lo stesso, però hanno delle perdite, non elevatissime, hanno delle perdite. Ma se noi volessimo aumentare il rendimento, dovremmo fare l'antenna leggermente più lunga, ok? Quando l'antenna è leggermente più lunga rispetto alla frequenza di risonanza, l'antenna diventa induttiva e l'impedenza si innalza. Innalzandosi l'impedenza, le perdite diminuiscono, ok? Dovremmo neutralizzare questo aumento della lunghezza mediante una capacità che ci darà la possibilità di poter sfruttare l'impedenza più alta, ma ci garantirà la trasformazione adeguata dell'impedenza inserendo un'apposita capacità affinché la coniugazione a 50 ohm sia più o meno garantita. È un po' il principio di chi, come Francesco, ha antenne molto performanti in 160 metri, okay, in configurazione inverted L, che lui l'ha fatto questa prova, poi è tornato indietro, cioè ha eliminato questo tipo di trasformazione, perché si è reso conto che per la sua sistemazione non era proprio l'ottimale. Però se voi mi andate a leggere, diciamo che testi, io lì allora il problema mio è stato un altro. Intanto saluto anche Antonio Italia00G da Todi, che vi saluta. Allora, la mia inverted L è circa 14 metri verticale e, diciamo, la rimanenza è orizzontale praticamente. L'impedenza della mia antenna in 160 metri è circa 17 ohm. Quindi significa che se io attacco l'antenna come effettivamente ho attaccato, dritto per dritto, ho un ROS di circa 3 alla risonanza. Poi quell'accordatore dell'amplificatore lo porto, allora, il cavo è un mezzo pollice, quindi poi Marco ci spiegherà il fatto, diciamo, di accordare col cavo quello che cambia. Quindi, con un cavo mezzo pollice la differenza, diciamo, è minima, e, diciamo, la perdita, diciamo, aggiuntiva, e l'accordo un po' dappertutto. Avevo allungato l'antenna a circa 54 metri invece dei 42 che dovrebbe essere normalmente, e si era alzata l'impedenza, quindi con un condensatore la riadattavo a 50 ohm, quindi era perfetta. Peccato che la parte orizzontale era troppo lunga rispetto a quella verticale. E quindi rispetto a quella verticale, quindi il mio segnale veniva irradiato più a corto raggio e meno sugli X. Io feci proprio una prova in diretta, c'era un brasiliano. Brasile non l'avevo mai collegato, un 160 ancora. C'era questo brasiliano che io lo ricevevo con le antenne per la ricezione, ma lui non, cioè, vedevo da PSK report che non gli arrivavo. Di notte sono andato giù con la torcia sopra la testa, tiro giù l'antenna, taglio l'antenna, tolgo il condensatore, torno su, quindi 10 minuti, non di più,
e collegato al volo brasiliano, perché cioè l'angolo si è di nuovo, diciamo, ribilanciato verso un angolo più basso. Allora, oppure era cambiata la propagazione. Oppure era cambiata la propagazione. Allora, questa cosa che ha fatto Francesco la feci anch'io una notte. Avevo soltanto nella casa dove sono venuto ad abitare ormai 3 anni fa all'epoca, soltanto la verticale per i 60 metri, ok? Un'antenna che è lunga 13 metri e mezzo. C'era una stazione che mi piaceva collegare in 40 metri, ma io non c'avevo un'antenna per 40 metri, era l'una di notte, non potevo mettermi a abbassare quella per farla risuonare a 10 metri, cioè la dovevo accorciare. Ah, che faccio? Inserisco al volo un condensatore, no? E ritoccando, tutto questo naturalmente in pigiama con le ciabatte per novembre, c'era anche la nebbia, faccio il collegamento e poi vado a letto. E il gruppo, tu ti ricordi che feci vedere? Praticamente, variando la capacità di questo condensatore, vado a neutralizzare l'eccessiva lunghezza dell'antenna, ok? Questo è soltanto un condensatore, Marco, per fare una simulata, non è? C'è Antonio, Italia Zero Zug, sì, che chiede: ma se io ho una lunga ringhiera in giardino, come si comporta come piano di terra? Come piano di terra dipende, può essere adeguata, ma certamente non sarà meglio di niente. Ma di sicuro, se la mettesse anche a terra e ci aggiungesse qualche radiale, male ne fa. Cioè, le grandi masse metalliche funzionano come piano di terra. Tatiana, io ho messo a terra il cancello, esatto, la guida del cancello elettrico, un po' di fili per terra, e non collegava nulla in 40 metri la sera stessa che gli avevo fatto sto giochino. Collegò un australiano, un po' d'africani, ti ricordi? Poi l'abbiamo fatta lì per lì. C'è anche Pietro, K4MTF, che ci segue. Ciao Pietro. Il valore della capacità è funzionale alla frequenza. Più si abbassa la frequenza, più la capacità va alzata. Ok, va aumentata. Ecco. Sì. L'isolamento tra le lamelle, quando ne facciamo la prova, perché questo è un condensatore variabile, è bassa, ma ci serve solo per capire il valore della capacità. Poi toglieremo questo e ci metteremo un condensatore di quelli che reggono un po' di potenza. Un pochino di potenza. Sì, altrimenti vediamo le scintille. Okay. Chi era? Patrizio, ho sentito che vedeva le scintille quando c'era la neve col dipolo. Allora, adesso voglio dirvi un'ulteriore cosa. Le nostre antenne verticali funzionano molto bene, soprattutto sulle basse frequenze, per trasmettere, ma per ricevere tirano dentro una marea di rumore. In questo ultimo periodo, alla sezione Ali di Perugia, stanno sperimentando con successo delle antenne che si chiamano Vorrei dire che la colpa è tutta di questo signore qua. Ok. Andrea Cappazzaro Pool, che ci ha fatto venire... Questa antenna che vedete qua non è altro che 16 metri di filo coniugati attraverso un trasformatore 9-1 su una ferrite binoculare fatto da Cristiano in occasione del contest 40-80, che stesa sul terreno permette di avere segnali mediamente più bassi, ma neutralizzare in maniera importante il rumore su quelle determinate frequenze. Ok? E tu dici, ma io non faccio solo il contest 40-80, vorrei ascoltare magari qualcosa meglio, un 160. La faremo più grande, saliremo intorno ai 30 metri. Ne ha fatta una Andrea questo weekend. Quant'è Andrea? 50 metri. Come ti sei comporta? Bene, i segnali sono un po' più alti. 160 era un po' scarsa quella da 28. Lo so, immagino. Invece... Quindi per Buve siamo pronti. Prontissimi. Non fate come anche sotto la neve, che lo posso fare. Ma certo, perché la neve è neutra in merito alla radiofrequenza, in quanto, oddio, la neve in realtà non è neutra, forse a Bouvet è neutra. Qui da noi, con gli inquinanti, certamente non è neutra rispetto alla radiofrequenza. Cioè il ghiaccio puro, cioè l'acqua bidistillata, non è condizionata. Okay. Beh, ma se ricordi bene... Peter Fist fecero la Tre Elementi filare per i 160 metri appoggiato sul ghiaccio. Perché in realtà il ghiaccio giù, essendo puro, era isolante. Quindi poi soprattutto ce n'era una bella fetta. Ce n'era una bella altezza, quindi è come se sotto ci fossero decine e decine di metri d'altezza, se non centinaia, rispetto alla terra. Infatti quando all'epoca chi li collegò
pensavano che fosse in pirata perché il segnale era estremamente forte. Voi immaginate una tra elementi direttiva sull'Europa che sta a 100-200 metri da terra. Allora, adesso, prima di far vedere questa cosina qua, quella è l'antenna vediamo della televisione. Se i ragazzi che hanno preso, diciamo così, da poco la licenza, patente e anche nominativo, sono in grado. Beh, Marco, io tra l'altro vorrei fare i complimenti a questi ragazzi che hanno preso nominativo da poco, già c'è chi ha raggiunto il DXCC, chi è operativo su tutte le bande, quindi complimenti e avanti così, ragazzi. Facciamoli perché partecipare. Dobbiamo fare un dipolo per i 50 MHz, ok? 50 MHz è la banda di 6 metri, chiamata anche Magic Band, ok? Dice, ma che ce faccio con un dipolo in 50 MHz? Non ci collego niente. Non è vero, non ci collego niente. Ci abbiamo persone qua che con il dipolo per 50 MHz ci hanno fatto il DXCC, magari in tempi non sospetti. Io sono stato alla 32esima stazione italiana ad attivare nel 1996 i 50 mega. All'epoca avevamo il nominativo selezionato, cioè non ce l'avevano tutti, dovevi richiederlo, e io ho all'epoca la concessione numero 32, ok? Avevo un dipolo rotativo semplice e il mio DXCC l'ho fatto con dipolo rotativo. Poi dopo l'appetito viene mangiando, ho avuto una 5 elementi tornava di cosine e mi sono fermato a 156-157 country, insomma, in 50. Adesso che se poi facessi il log elettronico e lo caricassi sulla GoFreeWorld non sarebbe quelli male. Quelli ce l'ho USL, perché le vuole tenere. C'ho collegamenti anche interessanti con l'Australia, Nuova Zelanda, le Hawaii, sì assolutamente. Quando tiravo la popolazione tirava. Allora, se noi vogliamo in fare SSB, tra l'altro. In SSB, perché era francese, fonia. Sì, c'ho fonia. Ah, io non sono capace a fare la telegrafia. Mi hanno bocciato due volte alla ricezione, mi sono superata e poi mi sono fermato io. Allora, se noi vogliamo fare un dipolo per i 50 mega. Forza, suf, dai, vai. Dai, su, lo scegli tu, ne hai fatto uno per 40. Tanto forza, Marco, fai il conto, quanto deve essere lungo? No, me l'hanno detto i ragazzi. No, Marco Razz. Qua. Sì. Giù questi ragazzi, qua. Consiglia, fallo per 50 e 200, vai. Dai. Dai. 50,2, vai, al volo. Allora. Che diciamo formula utilizziamo? Aiutiamoli, via. Allora, non vai. Vale per chi insegna queste cose. 300, vi ricordo niente? 300 di so, la frequenza in megahertz. Vai. E trovo i metri. Sì, quant'è la lunghezza d'onda? 5,98. Sì, okay. Ok, mezz'onda? Mezz'onda 2,98. Sì. Vai, al volo. Quarto d'onda? Quarto d'onda? 1,49. A posto, 1,49. Vai, forza. La stessa cosa la metro fare 73 diviso la frequenza. No, Marco, buono, 75, ancora non ieri di tutte. Ah, vabbè, ok. Non ieri di tutte. Allora, quanto dobbiamo fare uno? Cri. Metro e mezzo? Mi viene a calibrare la buona. 150? Di paguaccia. Facciamo un po' più corto, 147 perché no, Marco, quello fa 149. 150, no, perché 150. Okay. Allora, 150, vai. Allora, quanto tocca essere precisi? Non al decimo di millimetro, ma nemmeno ai 5 centimetri. Cioè, ne è stata tirata sul muro, però non stiamo nemmeno a giocare con le microonde. No, non c'è bisogno, tanto adesso la facciamo. La facciamo. Metterò allora, rifacciamo 50. Due uguali. Adesso ci giochiamo, questa la proviamo. Di pola mezz'onda, un quarto d'onda. Di pola mezz'onda indoor. Quarto d'onda per braccio, quindi sì, sei metri. Immagino si accoppierà alla lampada. Tutto. Allora, io di solito spero il filo con i denti. Ma siccome il minettista l'ha fatto diventare ricco, allora uso la spelafili perché i professionisti usano le forbici, ma siccome qualcuno dice che io so più di chilo e se si taglia un trepolo poi mi incazzo, allora con quello riesco a farlo. Ma oddio, che sei piticchino è vero, perché penso che sei l'unico che ho visto che dà sempre lo spray sui connettori. È preciso, più è preciso.
prendi questo, questo qua, guarda. O qualcuno ha cronometrato da quando abbiamo fatto il calcolo, quando si fa l'antenna, quando ci vuole? Siamo intorno al minuto fino adesso, dai, più o meno. Allora adesso mi sono reso conto che andando a fare questo qua, guarda. Questa è la, la forma più elementare di dipolo, no? Dipolo a mezz'ora. Sta facendo l'antenna veramente calibro... semplice, ragazzi, eh. E poi si può mettere sia in orizzontale, se mettiamo in orizzontale la polarizzazione orizzontale. Filo così, lobo sarà mantenuto, se lo mettiamo in verticale trasmette eh? 360 allora gradi, io per facilitare polarizzazione verticale. Il compito di questi ragazzi ho già fatto, io ho fatto una come si dice un, no, support. Da, un supportino. Sì, c'è la, l'antenna più, più elementare che però già ha un discreto, cioè ti permette di andare in aria con discreto... Allora il lobo di radiazione di un dipolo è a forma di 8, se è a forma di 8 se l'antenna sta ad almeno mezz'onda da terra. Ok, qua abbiamo fatto l'antenna, adesso l'antenna la dobbiamo mettere su un supporto. Scusate, tolgo tutto sto carpame, attenzione in centro pomo. E tiriamo fuori la canna da pesca. Porta isolante. Salviamo gli occhi degli astanti. Vai. È 3 metri sto soffitto. Alla grandissima, adesso lo proviamo. No. C'avevo del nastro adesivo da qualche parte. Ce l'ho portato anch'io. Ce l'ho? Buon divertimento. Aspetta, ce l'ho anch'io il nastro. L'ho portato. Ecco, saremo a 4 minuti più o meno, insomma 5 minuti praticamente fatto l'antenna. Sta cosa mi ricorda quando l'Alpeglia in 50 MHz costruimmo nel 2011, mi sembra sempre per i 5 per i per i 6 metri, per i 50 MHz, durante una manifestazione del 2011 che fu una festa del radioamatore al parco di Montepeia, che tra l'altro stiamo pensando tra l'altro di rifare. Beh, lo diciamo già in anteprima, no? Faremo il primo weekend di giugno. Attivamo in HF, sì, primo la dovremmo fare a giugno questa cosa, se tutto va bene. E faremo il feed dal Montepeia. Facciamo questa festa, praticamente attivammo le HF da Montepeia con ottime, durante un contest, con ottime, ottimo rendimento, insomma, tante stazioni collegate. Non avevamo i 50 MHz, avevamo un po' di pezzo di filo così, abbiamo montato al volo un filo così. Lungo 3 metri, praticamente in dipolo come questo, 3 metri, metro e mezzo, due bracci da un metro e mezzo, messo in verticale, sospeso da un tronco, praticamente fonia e telegrafia abbiamo collegato anche il Giappone, cioè con una cosa del genere, in 50 MHz con 100 watt scarsi. Questa è un'antenna campale. L'apparato era il mio, usciva con 60-70 watt effettivi, collegammo il Giappone, insomma la posizione era buona, ma insomma... E fu comunque qualche centinaio di collegamenti. No? Beh, comunque, come ha anticipato Sergio, il primo weekend di giugno c'è il field day in CW e lo andremo a fare al 99% dal Montepeia. Quindi faremo con l'occasione sia il contest da lì che anche diciamo altre attività, anche mangerecce, quindi tutti in compagnia anche diciamo di altre sezioni. Perdonatemi. Ok, attenzione, ok, questo lasciamo così, non mi toccare da queste parti con le mani, che mi serve. Chiudiamo. Certo che le prove per i 6 metri... All'interno non è diciamo che dentro un ambiente così ci abbiamo parecchie però se riusciamo ad adattare l'antenna così sapete che anche da dentro casa qualcosa si può fare, se c'è il solaio che c'è qualche elemento allora di ferro, normalmente su, se non ci avete grosse possibilità il polo caldo mettetelo sempre quello più libero perché è quello che si accoppia di più con l'ambiente esterno, ok? Il centrale del cavo coassiale. Vai.
Vediamo su che frequenza risuona, la tieni? Sì, ovviamente. Tagli la sua palla. Ci abbiamo anche quello, per esempio, sia metallico, ecco, insomma, ci abbiamo diverse... tutto quello che c'è, ma un'idea... anche noi stessi. Cioè, no, cioè... Però, per avere un'idea... Quattro? Scusa, allarga un po' Renzo. Fai fa un 40-60, vediamo che succede. È meglio ricalibrare. Siamo in un ambiente... Ma la porta fuori, che qual è il problema? Che la possiamo provare fuori, certo. No, ma restando tutti dentro, porti sulla canna fuori. Certo, questa può essere una buona idea. Tanto il cavo ce l'ho anche lungo. Ma risuona quanto? Ah, comunque ecco, così si già si vede la risonanza. Quanto siamo? È vero, 45, 43,5. Ma perché abbiamo fatto l'antenna per 43 mega? Perché siamo tenuti probabilmente un pochino più lunghi. No, aspetta, che lo stacco per stare nel cavo, no, se non c'è basta. E però. Ok, a questo punto. No, il fatto che ci sono anche più. Ok, scusa, calibriamo il cavo, no? Che neutralizziamo. Vabbè, tanto può venire a di come si costruisce. Ovviamente qui dentro è un sistema avanzato, però... Signori, attenzione agli occhi, attenzione alla testa. Con Lorenzo è pericoloso. Aspetta, no. Vabbè che anche qui c'è il cemento armato sopra. Quanto c'è ancora? Quanto... aspetta che più cavo lungo. No, va di qui, no? Va su di qui. No, prendo il cavo più lungo. No, cambia il cavo, metti il cavo più lungo. Dai, metti il cavo più lungo. Aspetta, Cristiano, Più è questo, no? Diciamo, sì, sì. Più o meno. Guarda che c'è la luna qua di qua, se tu la inquadri dalla parte mia. Perfetta per fare M. Sto sfaliccio di chi è? Quello è per te, Patrizio. Mezzo tempo. Adesso vediamo un attimo con il cavo più lungo quello che succede. NRG 58 è voluto. Due tratti di cavi, poi c'è la trappola, no? E l'altro tratto. Perché c'ha l'anima rigida e il coso forte. Le trappole, quelle bobine col condensatore si comportano come una sorta di conduttori. Certo che a Cristiano mi fa maneggiare sto cavo, abituato al 7 ottavi. Solamente questi due tratti di cavo, quindi essendo la frequenza. Dipolo verticale per i 6 metri. Leva la mano. Guarda come potete fare. Questa viene ben perfetto. Dai, lascia. No, ma scusa Marco, mettilo verticale, no? Verticale, no, cazzo. Ah, già, giusto. Senta Tatiana. No, Tatiana, sì. Tu va oltre là dentro, dai, va a spiegare. Così, perfetto. No. Nella ferma, non ci vuole essere scienziati. Attenzione al filo che c'entra a pane. Dai. Attento, posso a posto? Ovviamente un po' più alto, però il logo viene un logo con più nomi di radiazione multipla, un po' particolare. E al massimo uno più li fa lunghi di poli più tendono a guadagnare, però c'hai. Siamo arrivati da 42 a 45. Secondo l'altezza della terra vengono dei logi multipli. Allora, facciamo vedere 45 mega. Risuona 45 mega. Sì. Lo dobbiamo portare a risuonare a 50. Quanto ne tagliamo? Un pochino per volta. Dai, No. Ce l'abbiamo fatta a 1,50 m, risuona a 45. Forza, proporzione. Scommettiamo che lo troviamo.
Intanto fate la proporzione, che dopo mi interroghiamo e misuriamo se ti dice. Sì, Sergio, mezzo centimetro per parte. Cosa importante è che sia simmetrico quello che tagli da una parte e dall'altra. Visto quanto popolo mi ha riunito? Dormi pecora? Io non ho visto mai le parti che tu sei. Oh madonna. Ciao Cristi! Allora, il taglio deve essere simmetrico. Aspetta. Ma io ogni volta che passo davanti all'officina di Cristiano non lo vedo. Però scommetto che martedì prossimo sullo IAC 144 c'è. E dopo vi faccio vedere anche 144. Vai, alza! Cristiano, facci un'altra misura! Allora andiamo a accorciata, vediamo se la accorciamento attenzione a Dino. Allora, adesso Marco siamo, prima eravamo a 45,060, adesso siamo a 46,9. Allora, io ho tolto circa 4 cm e l'ho alzata di 2 mega la risonanza, giocando, perché siccome è meglio accorciare che allungare, giocando su piccoli ritocchi, riesce a trovare una risonanza, diciamo così, decorosa. Ok? E se per caso fosse troppo corta? Se per caso fosse troppo corta, l'allunghi o ci metti in cappellino capacitivo, ovvero un tubettino, come qua, una barretta che ti permetta di arrivare. Un consiglio pratico, quando si fanno anche queste prove, se proprio non volete tagliare il filo, lo ripiegate su se stesso, è praticamente è come se lo tagliate, quasi come se lo tagliate, okay. Quindi senza è quasi. Lo fascettate, prende come se l'accorciate, così almeno se uno per non porre rischio poi lo tagli troppo, insomma, alla fine... Ecco, lo ripieghi su se stesso, è come c'è un effetto accorciamento. Sì. Se no, se lo tagli troppo, se lo tagli troppo, prendi il filo nuovo e lo cambi. Comunque sono tutte prove, insomma, che poi. Uscite la porta, per favore. Che... Veramente con le prove che uno riesce a fare. Se no poi c'è Greta che si incavola, che scaldiamo il mondo. Perché queste cose avevo. Allora. Ancora 10 minuti, 5, vi faccio vedere l'ultima antenna e poi vi faccio vedere un'altra cosina simpatica. Allora, l'antenna che a me piace tanto è un'antenna che si chiama Delta Loop, ok? È un'antenna, questa qua che voi vedete è un'antenna per i 10 MHz, ok? È 30 metri. 30 metri, risuona a 10, 100, 35, 136, frequenza dell'FT8, peraltro. E è un triangolo, ok? Una delta. Faccio il disegno. Purtroppo. Quattro penne non è il segretario, Sergio, che non c'è. I potenti mezzi. Aspetta, quattro penne. Non so perché stasera non va. Ci vorrebbe invernare. Aspetta, proviamo anche questa. Sembrava anche questa. Allora. Proviamo questa. Normalmente va tutto. Aspetta, ecco. Ce n'è un foglio che sia ancora noi. Ecco, questi qui. Questa parte. Ok? Lunga, esattamente una lunghezza d'onda, ovvero 300 diviso F. Ok? La frequenza a cui la faccio funzionare. 10.135. Quanto è lunga? Calcolatrice. 300 diviso 10, 135. 29 diviso 10 è 30. Ora, quando il filo è isolato, l'antenna va accorciata di circa un 3% rispetto al filo nudo. Perché? Perché il filo isolato ha un fattore di velocità che è leggermente più basso di quello della luce.
è 29,60. Ok? Il triangolo, tutto il triangolo è 29,6 ok? Metri. Metri. Ogni braccio quindi è lungo. Diviso 3. 9,86, quindi 9,86, 9,86 e 9,86, ok? A seconda di dove andiamo a alimentare, cambia la modalità di irradiazione dell'antenna. Io consiglio personalmente di utilizzarla in maniera omnidirezionale con un'irradiazione verticale a basso angolo di irradiazione, ovvero alimentandola a un quarto d'onda rispetto al vertice. Il palo può essere anche metallico, non succede assolutamente niente, purché gli passa in mezzo, ok? Come farò? Partirò dal vertice, calcolerò un quarto d'onda, ok? Nel caso specifico 29,6 diviso 4. 29,740. 29,6 diviso 4 uguale 7,4 dal vertice 7,4 metri e qui interromperò la linea e metterò polo caldo, il centrale del coassiale, polo freddo, la calza, ok? Ovviamente lo potevi fare anche qua la stessa anche cosa. Dall'altro lato, così diventa omnidirezionale, irradiazione verticale, l'angolo di take off, cioè l'angolo con cui le nostre onde lasciano il suolo, molto basso, siamo intorno ai 22 gradi. Chiaramente il filo più sezione larga è più è larga la banda, ok? Aggiungo un'altra cosa, c'è un piccolo problema, per come è configurata questa antenna ha un'impedenza di circa 110 ohm, ok? La dobbiamo arrivare a ROS. Cavo 75. Quant'è il ROS? 110 ohm. Quanto ohm? Occhio croce. 110 diviso 50, 2,2. Possiamo accordare, non succede niente. Vogliamo essere top. Adattatore di impedenza con cavo a 75 ohm, lungo un quarto d'onda per il fattore di velocità del cavo. Cavo è un RG59 Messier Paoloni, fattore di velocità 0,66. Come lo calcoleremo? Il fattore di velocità, come dicevo prima, quando c'è un isolante, l'onda all'interno del conduttore viaggia a una velocità più bassa, quindi è come se si allungasse. Quindi prima sul cavo dell'antenna, sul filo, ho detto che normalmente un 3-5% in meno. In questo caso, fattore di velocità 0,66, significa che un pezzo di cavo lungo 66 cm corrisponde a una lunghezza d'onda di un metro, praticamente, tanto per dare l'idea. Nel cavo coassiale la velocità di propagazione dell'onda diminuisce, ok? Perde circa un terzo della velocità, rallenta, in questo tipo di cavo. Se fosse stato il cavo FOAM, quello TV, perderebbe solo il 20%, infatti c'è un fattore di velocità di circa 0,4. Farò l'adattatore di impedenza a quarto d'onda di 4,88 metri e adesso mi dispiace perché il tempo non ci permette di fare se, la prova. Se fosse prima. Stato questo, Marco, scusa, prendi un attimo. Questo, sia sempre, questo non lo so che fa questo, lo diciamo, è molto molto alto, saremmo intorno a 0,90, 0,09. Sì, questo prendi un attimo Sergio, guarda un attimino. Questo è in cavo leggermente, sempre in cavo coassiale questo, Dice leggermente. Così 367. Comunque intorno allo 0,9. Allora, da che dipende il fattore di velocità del cavo? Principalmente dalle dimensioni del cavo stesso, ma anche e soprattutto dal tipo di isolante. In aria il fattore di velocità è quasi pari a 1. Più l'isolante, tra virgolette, assume delle perdite, e più il cavo si abbassa il fattore di velocità. Comunque 4,88 metri di cavo d'adattamento, l'antenna è bella e pronta e va, ma va veramente, non ha bisogno di piani di terra. A 3 metri d'altezza il tratto orizzontale, quindi qui 3 metri da terra,
vi permette veramente di divertirvi alla grande. Non dà nemmeno fastidio perché passate sotto. E poi ha anche un altro vantaggio importante: essendo un'antenna chiusa, in ricezione è molto più silenziosa di un'antenna aperta. Statica, non c'è qualche la resistenza perché è cortocircuitata. Non ha bisogno di nulla. E come potete vedere, allora io che sono. Qualcuno penserà, sto povero disgraziato, fammi una colletta, compriamo io qualcosa perché veramente. Allora, uso taglieri da cinesi che ritaglio, i taglieri quelli di plastica, poi utilizzo dei Faston, utilizzo dei capocorda, utilizzo tutto materiale elettrico del recupero, ma in realtà voi potete scegliere anche di fare le saldature con lo stagno in lega d'argento, niente ve lo vieta, però non serve a niente su quelle frequenze, ok? State tranquilli che l'antenna fatta così vi divertite, vi dà grossi risultati. Se la fate, per esempio, se la fate 40-41 metri e mezzo e vi risuona in 7 mega, ve la potete utilizzare anche in 14 e in 28 con un rapporto di onde stazionarie non superiore ai 2,5. Quindi con l'accordatore interno all'apparato vi ci divertite. Stesso principio di funzionamento. Diventa multibanda. In quel caso è blu. Diventa mastodontico. Rispetto al dipolo? No, quanto guadagnano? Ti stavo dicendo, rispetto al dipolo isotropico, siamo intorno ai 3,5 dB. Sarebbe qualcosa, circa un dB e 7 rispetto al dipolo tradizionale. A mezz'onda. Può fare la differenza? In determinate situazioni sì, ma soprattutto quello che fa la differenza è che risente poco dell'altezza dal suolo. Perché per poter avere un angolo piuttosto basso, quindi di radiazione piuttosto basso, devi mettere un sacco di radiali. Ok? Noi questa l'abbiamo utilizzata per gli 80 metri come India Oscar 0 Alfa da Cristiano, non quest'anno ma l'anno prima, e ce l'avevamo sul cestello a 24 metri da terra. Quando 3-4 anni fa ci fu quella spedizione a Dusi Island, quell'isola giù, sì. Sud America, dall'altra parte del mondo. Dall'altra parte del mondo, io che avevo all'epoca 100 watt, adesso ce n'ho un kilowatt, ma all'epoca ce n'avevo 100, mi divertivo. Il piacere di passare in chiamata, in fonia, quando magari c'è gente che comincia a scaricarci potenza, perché la mia antenna funzionava probabilmente molto bene rispetto a determinate altre antenne che erano meno performanti, e ci vuole più, cioè se tu c'hai più potenza potenzialmente il livello di equilibrio lo trovi, ma se magari la potenza non ce l'hai, c'è 100 watt, se hai anche QRP che è ancora meglio, più c'hai il rendimento dell'antenna alto più ti diverti e meno perdi. Io questo weekend ho fatto il CQ 160 metri CW più in QRP. Ma perché l'ho fatto in QRP? Perché ormai con potenza so dove arrivo. Ho voluto vedere con 5 watt veri dove arrivavo, cioè, e l'antenna funziona, perché se l'antenna non funziona non arrivavo negli Stati Uniti e in Canada per merito loro. Però alimentate, sono tutte monobande dai 20 metri a 18 mega, 16 mega, tutte alimentate sotto. Però ti volevo dire, tu c'hai la polarizzazione alimentandola sotto orizzontale, io invece preferisco quella verticale, per il motivo di cui ti ho detto prima, è omnidirezionale. Se andiamo con un misuratore di campo a vedere come irradia la tua, probabilmente c'ha dei lobi preferenziali. Direttiva, c'ha un po' di direttività. È una specie di direttiva. C'ha direttività e va, funziona avanti e indietro allo stesso tempo. Se tu la metti Sud America e Nord America, certo, fa da tutte e due le parti. È bidirezionale. L'ultimo giochino col VMA, così possiamo vedere come si comporta. Cristiano, se ci dai gentilissimamente il tuo supporto. Questo qua è un dipolo. Ricalibra 144. Dipolo che nasce per i 144. Fatto con la. Dipolo che nasce per l'antenna televisiva. Aspetta Marco che... Questi sono quei stili delle TV quando c'erano... Viene da TV Miva, molto semplicemente. Qui dentro ci sono degli anellini di ferrite, in se vedono piccolini per cercare di neutralizzare l'effetto del cavo. Non ci sono messa. Sono andato dritto. Con un dipolino così, il primo martedì del mese, potete divertirvi a farci martedì prossimo, c'è cioè quanto stia. Martedì prossimo? Sì. Ah, che miseria, allora scansate. Certo, non potremmo essere competitivi rispetto a stazioni
che abbiamo localmente. Io ho 2 metri, c'ho 1,5 kW. Che antenne c'è? Direttive. Che antenne? Direttive. Le antenne ce le torna. E ce n'ho una fatta in casa, che va molto bene. Ma 1,5 kW pulito o 1,5 kW come c'era una volta a Perugia? No, no. L'amplificatore è pulito. E considera che c'è un 88-77. Eh sì. Dio buono. Voglio far vedere. La tonda quanti elementi? 17. 17 mi pare. Sì, la tonda faceva 9, aspetta, 11, mia... 13 e 17. La mia 17. No, fa anche 4 elementi. Vabbè, da 4 se c'è anche 1,5 kW. Ma tanto più di 500 non si possono usare. Quindi ultimi anni all'epoca faceva anche la Pro XL che era 10 metri di boom, 10 metri, se no era sui 6 metri e mezzo. 17 metri, porca miseria. La 3 mm più o meno. E tra lì c'ho... Com'è? Stiamo tutto... Allarga, c'è una banda larga. Ho capito, ragazzi. Ciao Matteo, RBH, che è il lavoro. Comunque, insomma, vabbè, la sperimentazione... Aspetta, poi ci sono, vabbè, te la configuro. Fa la cornuta, ecco, abbiamo fatto la famosa cornuta. Risuona sopra 150, Marco. Sopra 150, quindi andrebbe allungata un pochino. Prova un po'. Sei a 140,84. L'altro pallucchino. Lunga. Poi dipende anche dall'angolo che uno. A volte sulle antenne così gran play, vabbè, questa è per un giga. Si è arrivato a 144,4. 144 è quello che conta. Beacon, allora adesso dagli per il gusto di dargli una svappata a 435, che succede? E andrebbe ricalibrato. Se fate una gran player, vabbè, dai. Vabbè, dagliela, dai. Quando ho preso la patente, la prima antenna che ho fatto da dentro casa era una gran player, così per i 144. Con un apparato come aveva dato da usciva con 10 watt. Suona in 3/4 d'onda. Collegavo non tutta l'Italia, beh, in SSB, ma insomma mi ricordo Abruzzo bene. Ovviamente le bacchette erano a mezzo metro, no? Messa su dentro casa su un attaccapanni, proprio la prima antenna messa così. Mi ricordo con uno dell'Abruzzo, vabbè, Roma, insomma, c'è più che altro Centro Italia, ma insomma. 4,33. E guarda, ovviamente l'adattamento, oltre alla lunghezza, modificato a 4,32 è utilizzato. Trovate proprio l'accordo perfetto. Cioè, allora, un po' queste cose. Se ci mettete, come si dice, un pochino di attenzione nella taratura, avete fatto un'antenna bibanda con una cosa che ci aveva. Sì, beh, chiaramente. Scusa, mettila orizzontale. Mettila orizzontale. No, orizzontale. Spianare. Ovviamente. La resa sarà anche discutibile, però è giusto che sia così. Però sui ponti, in traffico FM locale, ce lo fai. Certamente meglio del gommino. In 144 avrà lobo così in avanti e indietro. In 430 ci avrà lobo così e altri due così. E così, insomma, vengono fuori i nuovi multipli, però ci siamo? Però trasmetti. Cioè, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Bene, ragazzi, io... Marco! Ho finito! Qui sotto, qui che ci sei? Oh, no, Marco! Qui niente, i buoni qui è vuoto, no, qui è vuoto, grazie dell'applauso. Ma se volete c'è il dolce da bere. E quindi niente, prossimo appuntamento. Io le antenne le fo poche, però prossimo appuntamento il mese prossimo. Un'altra cosa, veloce, sul VNA. Oh, questo qui è uno strumentino di misura che costa da 50-100 euro e tutte le prove che avete visto fare sono state fatte con questo. Quindi se uno si diverte a fare l'antenna, può vedere se funziona al di là di collegare, può usare e noi faremo una serata a tema
il prossimo mese vedremo proprio come si utilizza questo qua. Io ci ho messo 2 o 3 giorni. Ok, fine della diretta, un saluto a tutti, grazie per averci seguito. Ah, l'ultima cosa, Marco. Il miglior supporto per fare delle bobine, Lorenzo, il miglior supporto di fare delle bobine che è neutro fino a oltre un giga è il tubo del silicone vuoto. Questo tipo di plastica è fantastico perché è assolutamente inerte fino a oltre del silicone, quindi che invece di buttarlo non via. Mi chiedere che materiale è, però da prove fatte ha delle caratteristiche elettriche fantastiche questo tipo di plastica. L'unica fregatura che meccanicamente è un po' delicato perché non è un granché. In subordine il tubo da impianti idraulici, questo grigio, è altresì valido. Non utilizzate il tubo degli scarichi arancione, quello dei pluviali, perché non l'ho fatto io, ma persone che come si divertono hanno misurato delle perdite importanti in ordine alla capacità. Non usate il cartone perché si illumina. Della serie che è sempre plastica. Aspetta, faccio vedere soltanto quest'ultimissima cosa. Ci metto un minuto soltanto. Allora, ragazzi, non avete un commutatore d'antenna, ma avete un po' di tempo libero e anche un minimo di capacità per divertirvi, ma avete dei relè per impianti elettrici. Divertici tu. Faccio vedere quest'ultima piccola chicca. Avete 2 antenne e una sola radio. Vi serve di fare una commutazione comandata da remoto mediante magari PTT oppure determinate frequenze. Oppure per un preo, per qualunque altra cosa. Prendete una scatoletta della Teco. Dice, ma perché hai fatto sta cosa? Perché io voglio fare la commutazione di antenna ingresso separato sul ICOM 7003. Utilizzate un relè 12 volts, supporta oltre 1 kW, perdite pressoché irrisorie, siamo nell'ordine di 5 centesimi di decibel a 30 mega. Ah, che non si vede. Un rapporto di onde stazionarie fino a 30 mega di fatto quasi immisurabile, con strumentazioni idonee lo misuri, però con il normale rotary non te ne accorgi. Capacità di gestire fino a 1 kW senza particolari problemi. In questo caso è più probabile che si danneggi il coassiale che il relè. Sergio, con questo tipo di relè, questo è un come si chiama? Non mi ricordo. Un Omron. Sì, Omron. Questo è un Omron 12 volts, praticamente 16 ampere. Ti permette contatto unico. Contatto unico, sì. Una cosa molto importante, metteteci un diodo parallelo alla bobina e se vi riesce una VK200, un'impedenzina di alimentazione. Perché? Perché un po' in serie quella può fastidire, capito? Mezz'oretta libero, questo lo attacca alla radio, qui 2 antenne. Io ce l'ho per 8 antenne. Lo so, ma io non dubbi, ma come si dice? No, questi relè vanno benissimo. Era solo per dimostrare. Fino ai 144 MHz praticamente vanno bene. 16 ampere contatto unico. Appunto. E per farle funzionare egregiamente vanno messi rotondi perfettamente. Lo so, anche con perché il cosa centro. Centrale. Con i VK quelle per il comando VK200 d'alimentazione, comando con le resistenzine sopra e in cavo bello adeguato, fatto bene, contatti elettrici fatti bene. Io ci ho fatto un commutatore 1-6 così fatto tutti questi relay. Grazie della partecipazione, un saluto anche ai colleghi, amici radioamatori che sono online. Grazie a tutti, grazie per averci seguito e alla prossima diretta. Ciao.